siamo in buonasera. live buonasera buonasera io sto facendo i fatti miei comunque <ride> <ride> io sono venuto qua per una cosa visto che mi è stato fatto nella mia live mi sembra d'obbligo farla anche nella vostra <ride> Sono venuto apposta io. Io c'ho um, Bob fragola. Bob fragola. Siamo tutti aspettando Del peperone. peperone. Eh? Sì, sì, Dave peperone. <ride> io non ce l'ho l'Eurospeed. Del <ride> peperone credo che sia l'apoteosi dei giocattoli. No, ma a Roma la mafia dei supermercati non permette l'Eurospeed. <ride> Pensa che Eurospeed è il primo discount italiano, il primo. Eh, ma, il Roma primo. Non sta per... <ride> ma non c'è presta proprio? No, è un, è un boicotto, è un boicotto sicuramente perché questa è la GS, <ride> è quello com'è, quello che fa 24 ore là. E è... la Carrefour che uh, vuole far fuori... <ride> Eurospeed. Eurospeed, non lo so, da me non c'è. Da bello. me c'è pure la COP, ma non c'è Eurospeed. Da me c'è tutto. Comunque, buonasera. <ride> e io sto guardando uh, Ted Lasso. No, sto guardando la nostra cara Pa 5. Che mannaggia, Rox. Mannaggia, Rox e 5 sto guardando... Ho visto il pilot di scissione. Che so che voi avete te terminato la settimana scorsa. io Sapete che io arrivo con i miei tempi. E questa settimana ho guardato il pilot di, di scissione. Non ditemi nulla. Nulla, no. nulla, nulla. Perché ho già un trip in testa. Già dal pilot che non ci capisco più la mazza. Però... Pacinco, che... Mi manca il sesto episodio che è uscito venerdì che sicuramente recupererò in serato massimo domani è qualcosa di straordinario straordinario recitazione, montaggio regia eh, fotografia le anche ha storia. storia anche sceneggiatura, dialoghi sì, sì. Sì, sì. le ha tutte tutte le ha cioè, è la mia Mero Merovistown di quest'anno Eh no, no, ma è vero. <ride> è vero. Eh, poi, tra l'altro, è una di quelle serie fatte per poter. fatta bene, raffinata, non, non scade mai. il livello è sempre altissimo, ma è fatta per piacere a tutti. Cioè, È impossibile che non ti piace Pacinco, perché parla a tutti i linguaggi, capito? Sì. Ok, ok. E tu sei riuscito, bravo, bravo, bravo. Disney, sì. Ah, bella, sì, per Amazon era elettrica. Ah, però! Ah, però. Mm. E questa non l'ho vista. Adesso ho capito perché sta scadendo un pochino, Prime. Perché metto via un pezzo forte. Megoglioni. Ok. Sì, ah pure tutte, tipo... tutte le produce Ecob sì. e qua Sì. Eh forse anche sì. Ah. Forse, sì, no, forse. <laughs> Ah, ma allora Prime gli ha tolto proprio <ride> la fondazione, no? Da Prime... Abbiamo Comunque abbiamo capito Ivan perché Prime ultimamente hai prodotti un pochino più scadenti No, mo, fa cagare, mo. E infatti The Boys è rimasta. Sì, però bisogna vedere la terza. Sì, 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 c'era sì, certo, certo. la seconda. Però, però da quello che ho capito, il, il team produttivo è rimasto lo stesso. Speriamo di sì, speriamo di ah, sì. sì. Ah, ok perfetto perfetto e da prime del mestiere del mestiere Importanti importanti, ma acquistano anche dall'estero? Si, sì, si, sì, si sì. può acquistare. La 5 la produzione è coreana. Sì. Eh, comunque può acquistare. Don Matteo, don Matteo c'è la Netflix e, e no. Coreano, esatto. coreano lo vuoi Apple TV si sì, col buddista Apple TV lo voglio, lo voglio. e c'ha soltanto prodotti originali eh? non prende siamo <ride> il monaco buddista che bello No, aspetta, sì, però sono comunque prodotti originali Apple. capite? Sì. Mm. Giuro, io vendo, vendo, vendo il format anche se non è mio, non me <ride> ne frega niente. Non me ne frega propongo? C'è un format bellissimo: il prete, rompiscatole, chi vi redime. Che bello bene, bene. Quindi io cosa faccio? Voi parlate di The Servant? Io quindi, perché okay. qua noi parliamo solo qui, solo qui parliamo di serie che vediamo. In pochi, anzi, in pochissimi. Vai, vai, Andrea. Scusa. Sì. È quella che ha fatto. È la stessa scrittrice di PS I Love You, che quindi faceva, eh, ha fatto libri molto romantici e poi ha fatto questo libro. Infatti, infatti io so che gli i fan di questa scrittrice, eh, sono, non è che tutti quanti hanno gradito questo libro, perché è completamente diverso da quelli che aveva fatto prima. E quindi molti fan sono rimasti delusi, mentre invece altri sono rimasti favorevolmente impressionati, perché invece non amavano le commedie romantiche di prima. Questo! Otto, sì. Sì. No, Ci sono, i, i maschi sono solo gli attori, gli attori, diciamo. Ma c'è anche Molina. Chi c'è? Molina. Di, lost? di no, lost? No, di Lost. Jean? Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Ne parliamo, ne parliamo. Anche, anche le attrici, ci sono delle grandissime attrici, eh? Oh. eh. Stato... Anch'io, anch'io. io non l'ho vista la serie per questo è Roar spiegato facciamo un leone Roar Roar Sì. sono le donne sì sì è, è, chiaro che, è chiaro che è fatto anche per gli uomini per tutto il pubblico però alcune sfumature vengono colte maggiormente dal pubblico femminile a mio avviso. Mm. Guarda, vai, vai tu, vai tu, sì. Sì, sì. Allora aspetta, prima, prima che parli del primo episodio, volevo dire una cosa in linea generale, molto generale, lo dico anche per chi non ha visto, non ha mai visto questa serie. Eh, questa serie si pone l'obiettivo di parlare di eh, alcuni aspetti. Che possiamo indicare come stereotipi femminili che vengono eh, come dire colti da, dal mondo come stereotipi e vengono indicati alle donne come eh, tragitto da percorrere se vuoi essere femminile in realtà non sempre le donne vogliono essere quello vogliono essere magari non vogliono essere madri magari non vogliono essere mogli e invece il mondo ti indica che quella è la tua strada, devi essere moglie, devi essere madre, devi andare per certi percorsi segnati. La serie invece indica la possibilità di uscire da questi stereotipi utilizzando una cosa che spesso viene utilizzata in, in senso molto molto generale, che è una delle cose che gradisco di più. Nella, nel tema cinematografico e comunque del, del prodotto audiovisivo, che sono appunto i racconti di fantascienza o distopici o comunque qualcosa che è fuori dalla realtà, che utilizzando dei, appunto metafore, addirittura sfiorando l'assurdo, questi racconti, parlo in generale, riescono invece a darti dei messaggi molto forti riguardo magari a situazioni sociali, politiche. L'esempio di Dune è quello più banale, e in questa serie viene utilizzato lo stesso sistema, cioè vengono raccontate delle situazioni paradossali, delle situazioni normali che diventano paradossali per farti riflettere su quel particolare stereotipo. Ecco, questo è in generale quello che è la serie. Ok? Adesso poi parliamo dei vari episodi e in ogni episodio c'è uno stereotipo. Sì. Tipo, tipo la Jessica Fletcher di più è una biografia un... lei dice proprio che è una biografia è un'autobiografia più che scompare gli altri sembrano non vederla Sì, sì. Allora, allora, innanzitutto va detto che questa donna è nera e qui è importante, qui è importante. Lei racconta eh, la sua, lei scrive un libro, un'autobiografia della sua vita. E quindi dei problemi che ha riscontrato con il razzismo, in particolare i problemi del padre che poi ci diranno perché il padre ha avuto questi problemi. Viene contattata da una, diciamo da una major, ok? Come se Amazon la contattasse, diciamo e, Apple, mh, là, promet, tu... promettendogli, ma più vabbè, diciamo Apple, diciamo Apple. E promettendogli ovviamente una barca di soldi per avere i diritti sul suo libro lei va a questo incontro nella convinzione che questi gli vogliono proporre un film ok in realtà gli stanno proponendo un videogioco cioè okay. in realtà loro vogliono utilizzare la storia del suo libro per, un per fare un videogame dove probabilmente la situazione tu immagina eh, quello che sappiamo del Black Lives Matter e tu immagini un videogioco su questo tema. Insomma, una cosa abbastanza pesante, ok? Da lì, da quel momento in poi, lei inizia a non essere più vista, cioè lei parla con le persone e le persone è come se gli dicono: Sì, vabbè, ma che cosa stai dicendo? Lei sta mezz'ora a parlare e poi gli dicono: Sì, vabbè, ma allora dici la tua opinione. Ma ve l'ho detta, sono stata mezz'ora a parlare. E gli altri sembra come se non l'avessero sentita. E lei, per esempio, c'è una scena in cui lei è seduta su una sedia ad aspettare e c'è un signore che entra nella stanza e si siede sopra di lei, come se non l'avesse vista. Poi si rende conto, si alza: Oh, scusa, non ti avevo vista. In realtà. Lei diventa quasi invisibile perché è il modo in cui le persone che non hanno problemi perché non sono nere calcolano i problemi dei neri. Cioè diventa un qualche cosa che quando se ne parla direttamente, ok, io quel problema me lo sento mio, parliamo tutti, sì, siamo tutti solidali, ma nel momento in cui Effettivamente io ho di fronte una persona nera per me non esiste, io non lo, non lo vedo quel problema, non c'è. E addirittura lei vive questo, questa sorta di trasparenza non in modo sofferente, ma, in, ma come posso dire? sorpreso e rassegnato. Fino a che a un certo punto lei decide di non rassegnarsi più e di far ascoltare la sua voce. Questo è più o meno il tema. Devo riconoscere che, però, rispetto agli altri, questo è messo in scena un po' meno bene. Ah, ok. Wow. Eh, però questo è lo stereotipo. E l'assurdo, la situazione assurda è questa: le persone non la vedono e non la sentono. Non esiste, comincia a sfumare la sua esistenza ok fino a quando poi vabbè poi alla fine non, la, non li svegliare succederà la qualcosa Non, non, non li Ivan ti vedo perplesso più stupito che perplesso no eh, eh. mi sembra quindi no, non no, sono no. legati tutti questi episodi no no sono è antologico, antologico. antologico no Curioso. è come what if ma ha fatto bene speriamo di no <ride> Fatto non molto bene, no, <ride> molto bene, molto bene. Andiamo avanti. Seconda mh, puntata, storia: storia con Nicole Kidman, lo, la donna che mangiava le foto. Questa è un sì. po' più lineare come, come storia. Uh, praticamente c'è Nicole Kidman con la mamma con penso una malattia tipo Alzheimer o sì, inizia ad avere demenza: degenerativa. Però anche diciamo, lei uh, proprio la, la Kidman uh, che va a prendere la mamma per portarla a casa, eccetera, eccetera, eccetera. Uh, anche lei sembra che ci abbia qualche problema che però risolve mangiando le foto e le foto le fanno tornare a galla i ricordi se non ho capito male allora qui lo stereotipo è il problema grosso femminile è che sei e questa è la Kidman no? sei contemporaneamente figlia e mamma perché lei ha un figlio che sta, infatti la, la, la storia inizia così, c'è cioè il figlio che sta per andare al college, quindi lei sta vivendo il distacco dal figlio perché è diventato adulto, nello stesso tempo lei deve andare a prendere la madre e portarla a casa e vive il distacco da figlia perché si rende conto che la madre sta perdendo la cognizione del reale. Quindi in quel momento lei, che è sia madre che figlia, non riesce ad essere più né madre né figlia. E per non perdere questa identità, per interiorizzarla il più possibile, rendendosi conto che sta perdendo il legame col figlio e sta perdendo il legame con la madre, esce fuori l'elemento distopico. Cioè lei mangia le fotografie per interiorizzare i ricordi e non perdere... Si suo vede cuore. fisicamente che mangia le fibre. Sì sì sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Ed è, è, è da vedere perché è molto interessante, tra l'altro è molto intenso, perché adesso io ho detto le cose molto superficiali, ma ci sono i dialoghi, tra, specialmente tra la madre e, e la figlia, tra Nicole Kidman e l'attrice che fa la madre, che tra l'altro è un'attrice brevissima, che non mi ricordo, però l'abbiamo vista un sacco di volte. Sì. e che David sono molti, eh, mi pare, mi pare che sono molto intensi David. e eh, ricostruiscono anche il rapporto fra queste due donne, perché spesso, specialmente tra figlia femmina e madre, si creano dei conflitti, delle rivalità che sono talmente inconsce, talmente sottili, che non è facile spiegarle. Eppure in questi dialoghi che ci sono, ehm, durante il viaggio dove lei le, le prende la madre da casa sua, praticamente la toglie dalla casa dove abita la madre e se la porta nel suo appartamento. E anche questo per la madre è una sorta di sradicamento no? dalle sue radici, eh, lo vive male. Però, insomma, eh, ci sono, durante questi dialoghi, come ho detto, eh, si riesce in qualche modo a, ehm, diciamo, trasmettere allo spettatore questo, questo senso di rivalità e allo stesso tempo grande amore che c'è tra una madre e una figlia. Ecco, questo in linea generale quello di cui si parla in questo episodio. Poi ti devo fare una domanda non so quando non ci sente nessuno. No, 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 è perfetto quello che, eh, che hai detto, però poi ho una domanda quando non ci sente nessuno perché è svelare il finale, quindi non, non, è, non è il caso. Però. Poi me la appunto. Okay. Quindi passiamo a questa, è l'unica che ho capita proprio in pieno, questa era precisa, la donna che è stata messa eh. su... Sul... Sullo scaffale, sulla mensola, per quanto io qua ne Eh? Lo ho capito anch'io, forse? Non lo allora, so. Io darsi. credo che questo sia lo stereotipo della donna trofeo perché è quella proprio. Che e si... qui c'è il nostro amico di Lost. Eh? Il nostro. Sì sì, 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 Daniel D. Kim, in tutta la sua bellezza e. E anche Ti ricordo articismo. che la moglie, la moglie che, fa, che faceva Sun in Lost Sarà nel remake Coreano della casa di Kart eh. <ride> E chi fa non lo sai? Credo che faccia Un, un funzionario poliziotto ah, un Qualcuno poliziotto. Almeno dal trailer si è visto Così poi dopo magari scopriremo no, eh, Qualcos'altro ok allora io qua eh, ripeto ho capito che qua siamo nello stereotipo della donna trofeo ma letteralmente come dice il uh, uh, la sinossi del uh, um, della puntata perché poi è divertente pure leggere le sinossi che stanno su apple tv di questa serie perché sono, sono simpaticissime Rox Vabbè, qui lo stereotipo è eh, simboleggiato da quello che dice la madre all'inizio della, della puntata, diciamo. La madre di quella che poi sarà la donna messa sullo scaffale dice alla figlia che è piccola, che è una bambina, eh, le dice, ehm, quando mi chiedono di scegliere tra intelligenza e bellezza, io rispondo sempre bellezza e questo è lo stereotipo cioè eh, insegnano fin da piccola alla donna che per essere accettata e per realizzare te stessa devi curare il tuo aspetto fisico al punto che devi essere non dico ossessionata da questo ma deve diventare la parte fondamentale della tua vita e eh, la, la protagonista di questa, di questa storia fa questo, ehm, rende la sua vita, eh, in, cioè per la sua vita diventa indispensabile la cura della sua persona. E eh, ovviamente il coronamento di questo è trovare un uomo che la mantiene. Fondamentalmente, Vabbè, lei questo, faceva no? la modella, diciamo che tutta sì, però, la, la però parte è, da un concorso di bellezza per bambine e poi arriva a fare la, la modella. Sì, però ripeto: era trovare un uomo a un certo punto, trova un uomo ricco, benestante, innamorato, che è evidente che intenderebbe mantenerla. Ma ma lei diciamo che avrebbe voluto fare una vita che a noi poteva sembrare normale, cioè lei faceva la modella che stava insieme a un uovo ricco, faceva la sua vita agiata, ma nel contempo si faceva le sue sfilate. Invece, eh, come ho detto prima per questa serie, entra in gioco il componente assurdo. Quindi l'uomo gli fa questa proposta, cioè gli dice «siccome per me sei la cosa più importante del mondo…» Sei tu che mi dai la gioia di vivere, la forza, la carica, il motivo per svegliarmi la mattina. Io ti voglio vedere l'ispirazione per tutto. Io ti voglio sempre tenere sotto gli occhi e vedere. Quindi, quest'uomo monta letteralmente una mensola e acchiappa questa donna. E la siede sulla mensola e la donna, che inizialmente, come dovrebbe essere, normalmente è un po' titubante, e dubbiosa di questo fatto, improvvisamente capisce che quello è l'unico scopo della sua vita, cioè lei per tutta la vita siccome ha curato se stessa, ha pensato solo ad essere bella, ha pensato a... il suo obiettivo è mettersi in mostra e farsi vedere e farsi adorare, tra virgolette e lui questo fa. Quindi lei vive letteralmente sulla mensola. Non so come faccio alcune cose, ma non ha importanza. Non ce lo chiediamo. Non ce lo chiediamo. Si sposano sulla mensola. Sì, la... si, si sposano sulla mensola. È la parte assurda di tutto questo. Lei non scende mai dalla mensola. Non scende mai. Tutto, Perché tutto, tutto, tutto sulla mensola? Tutto, sta sempre sulla mensola. Non so che cosa faccia sulla mensa, non si capisce bene tutte le cose che fa sulla mensa, ma lei sta sempre su questa mensa. Tanto è vero che quando a un certo punto scenderà, lei non riesce a camminare perché non, non è rafforzata dai muscoli delle gambe non non più abituati. Sì, 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 sì. Però il punto di rottura avviene quando, simbolicamente, lui sposta il tavolo. E invece cambia di vedere lei, cambia prospettiva, invece di vedere lei, eh, sposta il tavolo e guarda fuori dalla finestra. Quindi questo vuol dire che lui sarà stufato. Questo si, sinteticamente. Ma dopo anni, Eh, e, e dopo... eh sì, passano, sì, sì, sì. Dopo ventile. anni di mensola. La, la pipì. Come fa Ho detto che ci sono alcune cose che non ho capito come le faccio. Ma lei, lei si cambia, ca cambia sembra carina, si trucca sì, sì. Si trucca, Si fa vestiti. lo smalto, sta sempre a farsi lo smalto. Sta al telefono, insomma. Non... Pipì, pupù, eh. mangiare sulla pensola? Eh. non... No, so, le se, se le, forse quelle di Belle non la fanno pipì e, e pupù non lo, so. eh, non lo so non ce lo motivo. siamo chiesto ma non te lo devi chiedere perché non è importante questo la cosa ma importante le è che nel, nel, re, nel retro nel fondo di no, no, lei Beh, no, no ma lei si muove però lei si muove, però, sotto, lei si, muove. si mette di, qua, eh. mette di là sì, sì, sì. c'è un bel cuscinone eh. sì, ma non è sì. sì. grossa eh. tipo un bel letto cioè. Eh, insomma, eh, poi la, 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 la mensola è imbottita, insomma, l'aveva fatta, fatta Caruccia. Sì sì. sì, sì. Vabbè, comunque, detto ciò, la cosa importante è che a un certo punto lei scende da questa mensola e inizia a capire che eh, la vita è fatta di altro, e qui eh, c'è tutta una parte, quasi un musical, ma in realtà è lei che balla alla vita. Perché riprendendo in mano c'era una volta una ballerina. Io questo mi sì. ricordo: no. sì, sì, sì. E infatti, lei balla, 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 e poi ci sarà un finale che non voglio rivelare perché, eh... tuttavia, è, sì, è molto simbolico. Il finale ricordatevi la frase iniziale della madre: tra intelligenza e bellezza, io scelgo la bellezza. Quindi, comunque, lei è eh, ossessionata dall'essere. Da e, diciamo guardata dagli altri con, con attenzione, <ride> e questo è un altro stereotipo delle donne su cui c'è da riflettere. Insomma, non si può vivere su una mensola. Quarto episodio: quello, forse più eh, in qualche modo esistente, ah, no, quella, quella dei morsi: sì, la donna dei che morsi. trovava i morsi sulla pelle. Troviamo una mamma che. e qui c'è lo stereotipo della madre, della madre che lavora. La mamma che eh, ha avuto una figlia, quindi si era stenuta dal lavoro, un figlio piccolo, eh, ha, aveva avuto pure un problema durante il parto, e sì. adesso passato il tempo del. diciamo così, della, della, del. Del, il tempo di astensione dal lavoro causa deve tornare al lavoro. Però ci, de, ci torna ovviamente con uh, i, i soliti problemi. Perché ha già una figlia mm. uh, un po' più grande che si lamenta, quello più piccolo, è, uh, ovviamente che ovviamente ha necessità ma, le piccoli. necessità del bambino piccolo e il papà che eh, si sobbarca di Rimanere a casa al posto della mamma, però, che succede? X. Allora, qui lo, eh, questo è appunto lo stereotipo della madre che lavora. In particolare qui ci fanno vedere una donna in carriera con un posto importante, più importante di quello del marito, tant'è vero che il marito rinuncia al lavoro per rimanere a casa e lei no perché il, suo, il lavoro di lei era molto più prestigioso, ma lei eh, deve lasciare a casa i figli piccoli e eh, improvvisamente sulla sua pelle compaiono dei morsi, proprio dei morsi pesanti, oh. che lei inizialmente pensa che sia la figlia che gli fa gli pizzichi, magari eh. i pizzichi, pensa, ma questi morsi diventano sempre più grossi più dolorosi, sanguinolenti, addirittura un giorno ritorna a casa e ha dei morsi addirittura in faccia pesanti, ma devo dire che cosa erano i morsi? Sì, sì, questo, questo sì, perché poi... e i morsi eh, sono la rappresentazione, questa è la, la storia l'assurdo. È la componente assurda che c'è in ogni puntata. La componente assurda è che i morsi sono il senso di colpa, che se rimanga, il senso colpa che se si mangia a casa e eh, essere ritornata al lavoro non può stare con i figli, più, non può occupata più della sua carriera che dei figli. Ma una donna quando fa questo. A voglia che dice, ma tu devi pensare in realtà una donna viene rosa dai sensi di colpa quando fai queste scelte. Anche perché il marito dovrebbe rinunciare per stare. Sì, casa, sì, c'è tutta questo. una serie chiaro, sono tutti stereotipi femminili. Che a parlare si fa presto, ma in realtà le donne vengono eh, mangiate letteralmente dai sensi di colpa quando fanno queste scelte. E questa poi ci sarà un finale ma questa è un'altra rappresentazione dello stereotipo, la mamma che lavora. Poi la donna che era sfamata dalla dall'anatra, la papera, da, emotivamente dalla. Vai, questo tutto a te, tutto dalla papera, te. quello della papera, sì, no? Sì, 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 sì. Questa, questa è una meraviglia, questa è una meraviglia. Allora, la storia è molto semplice. C'è una donna eh, normalissima che noi la vediamo che tutti i giorni va al parco, sta studiando per un esame, capiamo che sta studiando, tutti i giorni va al parco a studiare sotto l'alberello, sulla panchina, davanti c'è un laghetto e ci sono le oche che girano in questo laghetto. E lei osserva le oche come farebbe qualsiasi persona così per rilassarsi. Mentre fa questo, tutti i giorni riceve una telefonata della sorella in videochiamata. La sorella invece ehm, ha, ha fatto, sta facendo un'altra vita, evidentemente sposata, eh, sta avendo un figlio, è incinta, gli racconta le sue problematiche da donna incinta, ma allo stesso tempo eh, stimola la sorella a trovarsi un uomo, a fidanzarsi, che devi sposare, che stai a fare da sola. Devi fare un figlio pure tu. Stereotipo di donna single che invece tutto il mondo vuole vedere accasata perché è normale che te devi accasare. Questa mamma. si vede che è un po' scocciata, <ride> eccetera, eccetera. E, e questa cosa si ripete tutti i giorni, tutti i giorni, finché a un certo punto. A lei, il primo giorno, fa anche una battuta e dice alla sorella guarda che non sono sola guarda c'è un sacco da, di compagnia c'è pure questo qua davanti che c'ha un cazzo enorme dice proprio così gira il telefono e inquadra un, una papera okay? la sorella si mette a ridere sta sempre a fare la scema e va avanti per qualche giorno a un certo punto arriva la componente assurda la donna sente una voce che gli risponde e gli dice delle cose, si gira ed è la papera. La papera parla, ma non solo parla, ha una bella voce, dice delle cose molto affascinanti e molto seduttive, come farebbe un uomo che te sta a rimorchià, ma uno che ci sa fa veramente tanto e lei si porta sta papera a casa e si crea un rapporto tra lei e la papera, la papera è estremamente seduttiva. Eh, sembra proprio un uomo tipo di che, che... del destino del mondo? Ancora di più. di più. Ancora di più. Ancora di più. Che bello. È molto è molto seduttiva. Ehm, ehm, diciamo che ehm, ha quell'atteggiamento. Che hanno eh, gli uomini quando hanno il momento iniziale di massima passione e innamoramento? Che ti fanno sentire la donna più importante del mondo. La papera faceva questo con lei e lei era rimasta inebriata. Ma come sempre accade, anche nelle storie d'amore più assurde, poi alla fine. Eh, diciamo che il maschio tossico viene sempre fuori, e anche in questo caso è venuto fuori il maschio tossico, che e quindi che è arrosto. La... Eh, no, 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 viene ah, semplicemente okay. no, 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 devo dire la verità, che lei è molto caruccia, chiama solo la protezione animali e fa prendere la papera. E poi ci sarà un finale che non dico. Eh, ma anche questa è molto, molto interessante. Anche perché tu non sai se la papera parla sul serio. Se è lei che se lo immagina che è diventata matta, cioè, comunque, questa anche qui c'è questa componente assurda. La papera che diventa eh, l'oggetto del desiderio di una ragazza sola, single. Ecco, poi quella che io ho trovato forse la più. Interessante, divertente la donna che ha mm. risolto il suo omicidio, Rox. Ah, questa è carina. <ride> Questo è tipo un thriller, proprio. Vai, vai. Allora, la donna che ha risolto il suo omicidio, che tra l'altro non è un caso, vabbè, mo lo diciamo. Eh, allora, questa comincia proprio con eh, la, una scena del delitto dove c'è il cadavere di una donna in una posa eh, strana, da serial killer come abbiamo visto tante volte pure in Criminal Minds acconciata <ride> col cappello con le orecchie sì, sì, da sì. coniglio, eh, messa in una certa posa quindi si capisce che è stata uccisa mh, da un serial killer, diciamo così, e accanto a lei. Vediamo il suo fantasma fondamentalmente. Quindi il suo fantasma che si vede il morta e, eh sì, e cerca, di, <ride> eh, di sogno, cerca di, spingere i poliziotti a fare l'indagine e trovare il suo assassino. Questo è, è cioè, in realtà, il suo scopo sì, è questo. Tant'è sì. vero che lei dice: Ma come mai sono rimasta qui? Non sono andata nella luce, cioè, probabilmente il mio scopo è che devo trovare eh, l'assassino. E, e niente, quindi si adopera ad aiutare i poliziotti. Eh, tra l'altro, è quello che stavo dicendo prima: non è un caso che uno dei poliziotti è il tizio di Promising Young Woman. Non so se ah, eh, il tizio, il fidanzato, quello, diciamo, non il fidanzato, quello che, la, che aveva violentato l'amica, è ah, uno sì, dei sì. poliziotti. È uno dei poliziotti questa cosa mi è piaciuta perché cioè, cioè immediatamente fai il paragone. No, comunque lei fa. Adesso non voglio dire perché questo è proprio un thriller, quindi ci sono i vari sospettati. Lei fa proprio, eh, spinge i poliziotti verso i vari sospettati, come nei gialli che si rispettano. E poi ogni volta non è quello, allora andiamo a quell'altro e quell'altro ancora. però la cosa importante che tira fuori questo. Eh, questo episodio è appunto ancora una volta la mascolinità tossica che vede le donne come oggetto e essendo oggetti eh, di scarso valore possono essere uccise e possono essere trattate e, mh, nel peggiore dei modi. Ecco, ma adesso non voglio dire perché questo no, è proprio questo un thriller, è proprio thriller, quindi thriller, quindi tu scopri alla fine, alla fine chi è l'assassino, quindi meglio non ma dire nulla. Tom. No, è Don Matteo, non proprio. No. però uh, Ivan, questa che segue la settima, pure ha un, un, c'è un perché molto la carina donna che ha restituito il marito. Scusate, io ci sono, ma ho una belva alle spalle. Vai. Allora, la donna che ha restituito, restituito il marito, l'ha riportata <ride> al negozio letteralmente restituito il marito. eh. Vai sì, no. praticamente eh, diciamo che. Ho fatto il reso eh, di Amazon. No, <ride> diciamo che questa. questa sì, eh, sì, questa donna è una, de, una signora con anni di matrimonio alle spalle. Eh, tipo ventanni, anni, 30 anni di matrimonio, no 30 mi sa che erano, non mi sì, ricordo, sì, comunque erano tanti, più, ma... più di 30 mi sa, mm -hmm. comunque eh, con più di 30 anni di matrimonio alle spalle con un marito diciamo più o meno a cui voleva bene ma a un certo punto si era veramente frantumata, non ne poteva più, Il esatto e allora che cosa fa? Eh, facendo un pranzo con delle amiche, si parla, si parla. E una di queste gli dice: Ma perché scusa, perché non lo riporti indietro? E qui entra la componente assurda. Lei prende il marito e lo riporta indietro, come se in un grande magazzino, come tu andresti a restituire il televisore in garanzia, la lavatrice in garanzia, eh, ed è carino che il tizio che sta lì, diciamo, il commesso che, sta, che prende. E I reclami delle persone che gli restituiscono gli oggetti dice a lei: ah, ma lei deve compilare il modulo. Ci deve dire perché restituisce il suo marito. Per quale motivo? E lei lo guarda e fa da dove inizio. E vabbè, questa va avanti e, e gli darà ovviamente: gli devono dare un'altra cosa in cambio. No, tu porti una lavatrice, non è che ti ridanno i soldi, ti danno una ah, lavatrice in cambio, è sì. la stessa cosa per lei. Gli danno dei mariti in cambio ognuno con pregi e difetti, quindi si vede lei che prova varie tipologie e va avanti. Così la storia. Non vi dico poi il finale. È molto grazioso. Questo è tenero. Sì, tenero L'ho trovato tenero e grazioso. Ultimo episodio eh, la ragazza che amava i cavalli. Sì. Mano come pensi. Allora, questo io? è un web è esattamente un western subito subito è dato un nome preciso che però meglio che non faccia no non è così è un western qui c'è l'unico episodio dove non c'è un'ente un assurda eh. non c'è niente di assurdo in questo no, non l'abbiamo è tutto, questa cosa eh, no, vai, vai. No, è. secondo me non c'è mm. Non c'è, è eh, un, una ragazza che vive appunto in un paesetto western con i cavalli, lei ama i cavalli, va a fare le corse con i cavalli, eccetera, eccetera. A un certo punto uccidono il padre e lei decide di andarsi, la eh, uccidono perché aveva un debito e l'ammazzano ammazzano e nel salone, la sparano, eccetera. Lei scopre che hanno ammazzato il padre e decide di andarsi a vendicare. Di andarsi a vendicare, come lo dice lei, come farebbe un uomo, quindi si traveste da ragazzo, si taglia i capelli, si mette il vestito murante. da uomo, prende un fucile e va a cercare la persona che aveva ucciso il padre. Mentre sta andando a cercare questa, questa persona, la raggiunge un'altra ragazza che era una sua amica. Eh, sono due ragazze che hanno due caratteri diversi. Eh, la nostra, diciamo, eh, potenziale vendicatrice, è sicuramente una più introversa, che non, eh, non portava avanti l'amicizia, cioè, voleva bene all'altra, ma era di quelle che ti tiene un po' a distanza perché è un po' burbera di carattere, invece, l'altra era più espansiva, eh, più portata succevole. verso gli altri. Eh, la tizia che andava a vendicare il padre era molto pratica, pragmatica, pensava alle cose. Appunto, materiali, l'altra invece era figlia di un pastore e quindi pensava alle cose religiose, le preghiere, eccetera, comunque. Figlia, la raggiunge e cerca di impedirle di andare ad uccidere un uomo. Va avanti questa cosa. Adesso non voglio dire che cosa succederà, perché quella si vuole vendicare e l'altra invece la gli vuole impedire fondamentalmente di ammazzare un altro essere umano, questo, e alla fine, forse questa vendetta che avrebbe fatto un uomo la fanno in modalità femminile. Ed è molto interessante, perché in qualche modo lei si vendica, ma si vendica diciamo mh, un maniera come si può dire? rielaborando la situazione da un punto di vista femminile ecco e questo sia... non di più perché sì 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 non ci vediamo il Molina là. che ruolo fa il padre Molina fa quello che doveva essere ucciso ah, ok scusate un attimo che devo spostare il gatto se no mi massaggia <ride> Però diciamo che questi erano gli, gli episodi della... Sono usciti tutti insieme, giusto? Sì, sì, questo è come... Tipo Colts. Sì, sì, come, come Colts. Solo che questi mh, sono tutti, tutti slegati e come abbiamo detto, ognuno oh, racconta un po' lo stereotipo del, uh, attribuito al mondo femminile. Quindi se questi sono otto e il libro originale ce n'è trenta, quindi ci sono almeno altri... Uh, 22 stereotipi da così da, da esplorare nel, nel futuro potenziale altre tre 2-3 tre, tre stagioni sicuro. potenziale altre, tre, altre due stagioni adesso vediamo come è andato se ne è parlato un pochettino sulla stampa quando doveva uscire però come adesso no, effettivamente Ma io vi... ne... solo noi ne abbiamo parlato esatto. adesso. <ride> Perché Nicole, Kidman, Nicole esatto. Kidman è tra le produttrici, quindi come ho detto prima, produzione tutta al femminile, dalle registe alle, alle scrittrici, a, a, a chi ha adattato uh, gli episodi. Quindi una, Diciamo è una produzione che nasce tra, a cavallo tra il Me Too e il Black Lives Matter. Lives Matter. Quindi sì, quindi. Um, Ho cercato di fare un prodotto che raccogliesse un sì, po' di. Sì, però diciamo che poi parte da questo libro che, che già raccontava le storie un po' prima. E io, dico, io riassumo dicendo che, almeno dal mio punto di vista, è stato interessante vederlo. Uh, poi non so se, e ripeto, secondo me il punto di vista maschile può arrivare fino ad un, ad un certo punto. Perché parla Però la ai aiuta molto, eh, perché parla proprio di, eh, del mondo femminile, mh, mh, è proprio del mondo femminile. Quindi ti aiuta a capire il, il mondo femminile, del, del, di cosa c'è dietro gli stereotipi che abbiamo, che abbiamo nominato. Che abbiamo visto, e quindi, quindi poi una delle situazioni se le conosce le capisce meglio, se non le conosce, insomma, le ha, le ha viste un po', un po' attraverso gli occhi delle, ripeto, del, delle donne, eh, un po' come le guardiamo noi, ma certe volte anche senza malizia, non siamo solo ignoranti certe volte, quindi <ride> ci, dove, ci, devono, ci devono scusare. Uh, Rox per, per chiudere due parole per chiudere? Sì, per chiudere, diciamo che vorrei riprendere quello che ho detto all'inizio. Questa è una carrellata di stereotipi sulle donne che abbiamo tutti, eh, perché pensiamo che l'universo femminile sia fatto in un certo modo e invece non è fatto così, è fatto diversamente. Mh, strano che dobbiamo utilizzare degli espedienti diciamo assurdi per raccontare che le donne sono fatte in un altro modo faccio l'esempio che abbiamo detto quindi è solo per spiegarmi meglio tanto questo l'abbiamo detto è abbastanza diciamo fa riflettere il fatto che per spiegare che una madre che eh, vuole semplicemente essere sia madre che lavoratrice debba essere mangiata dai sensi di colpa e per spiegare questo ci devono far vedere una donna completamente morsa re realmente eh, c'è da riflettere su questo ecco. sì, sì 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 assolutamente sono curioso sono curioso no, eh... poi sono episodi di 33 30 minuti 30 Sì, 30 sì, minuti. sono brevi sono sì, brevi sì, eh. sì, quindi... 4 ore la recuperi sì, 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 tranquillamente. L ho sì, fatto due, i primi quattro e i secondi quattro. Sì, oppure l'ho visto in due, due tranche, diciamo. Sì, 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 sì tranquillamente. Ti abbiamo incuriosito, vedi? Ti abbiamo incuriosito. Ah, eh, ah, sì. <coughs> Ivan, ovviamente tu uh, non ti sentire prigioniero se vuoi rimanere... Perché adesso ah, parate di... No, perché adesso partiamo con Servant, secondo stagione. Okay. Servant. Come allora si... io vi lascio. Come sei messo con Servant? Io non l'ho ancora iniziata. Ah. Non lo vede, non, lo, non è il suo genere. Servant, non Servant no. Non è il suo genere, Ivan. Però, sì. eh, però ho tanta roba. Eh, so... Perché ah. Servant è, gira... è girato un po' da horror. Tanta roba. Ho. <ride> io... Allora, io prima di lasciarvi... Dimmi, dimmi. Ti volevo chiedere quali sono i tuoi programmi per il futuro. noi Ovviamente ci rivediamo noi tre domani, domani sera su Twitch con Halo Knight per eh, spiegare commentare il quarto episodio di Halo. Il Tanta quarto roba. episodio di Halo. Che ti avevo anticipato, ti avevo detto, è una bomba. molto bello, Alo è molto bello. è il quarto episodio di... E, Moon poi, e poi quella cosa Moon Moonlight, sì. Scopriremo domani, perché... poi allora, vedremo, no. sì. Però eh, io da Ivan <coughs> voglio una promessa. Eh, pa 5, ne parleremo poi tutti insieme, perché alla fine lo finiamo insieme, probabilmente. Ma sì, certo. quando finisci Severance, ti vogliamo qui Cicione. a dare scissione, sì. Eh, ti vogliamo qui a dare la tua opinione. Sì, certo. Va bene. Ok. Ci sto. Pacinco lo finiremo insieme, quindi ne parleremo sì. insieme quando finisce sicuramente. Però su Severance, siccome noi ne abbiamo già parlato, quindi non, non lo riprendiamo. Insomma, però no, mi farebbe piacere riprenderlo con, sentendo anche le impressioni di Ivan, perché secondo me è una serie che tra l'altro vale la pena anche riguardare perché Sì, 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 sì è, vero, vero, è vero, anche verissimo. da rivedere va bene allora io vi lascio a The Servant <ride> ci salutiamo buonanotte grazie no, dell'invito <ride> grazie dell'invito e noi ci rivediamo domani a domani okay. ciao ciao ciao, ciao, ciao. ciao. Ok, no. Rox okay. Servab... inizia. No, inizia tu. Che io ho un attimo la belva da sistemare. Vai tranquillo. Allora, e io ti Servab raggiungo seconda stagione, mm, avevamo lasciato uh, tutti con uh, Bambina. Si chiamava Gerico, giusto? Sì, uh, sì, sì, era... sì, Gerico Gerico che hanno fatto vedere che era ridiventato bambola eh, reborn e quindi sì. eravamo rimasti con questo maledettissimo dubbio, ma uh, qual è la questione? C'è cioè del soprannaturale, uh, la tata riesce a trasformare le cose, eccetera eccetera. <coughs> Dopo una serie molto molto disturbante, ho detto, avrò usato cento volte quando ne abbiamo parlato l'altra volta, la seconda, io do la mia impressione, in realtà cambia uh, leggermente. C ha mm. sempre una regia, diciamo così, horror, ma è sì, più sì, legata sì, sì. Alle, ai luoghi e alle situazioni. E non più tanto a quello che eh, avevamo visto nella, nella prima serie. Eh, luoghi perché c'è eh, questa cantina della casa del, de, della coppia che ritorna sempre e, e dove accadono le cose più strane, virgola, nefande. Sì, accadono, cose. accadono, accadono cose. cose. E sempre in cantina accadono? Sì, sì come in tutti i film horror che si rispettino esatto, peraltro. Esatto. Eh. E poi c'è la componente della setta religiosa che diventa più forte. E diciamo che secondo me queste sono le, le due eh, sì, sì, sì. novità della seconda stagione. Uh, sì, rimane, diciamo che la cosa disturbante rimane la, il cibo. E... Però le altre componenti disturbanti non ci sono più, secondo esatto, me. Esatto, esatto. Diciamo quelle situazioni che dicevo l'altra volta, no? Quindi il, il, lo chef che cucina gli si incastra il cucchiaino per, per far capire quello che accadeva nella prima serie, no? Sì. Gli si incastra il cucchiaino nel trita rifiuti. E ovviamente, in tutti i film, se tu vai a recuperare il cucchiaino nel trita rifiuti, quello riparte eh, uh, sì. di, di, per, per dispetto e ti trita la mano. Invece, là non succede, però tu stai sempre in tensione come se dovesse succedere una cosa del genere. Uh, in questa seconda serie, non, questi elementi si, si perdono un po'. Mentre si vanno a concentrare più su, eh, ripeto, questa quest idea di setta, di religione, eh, di, anche un po' come possiamo dire, profetica, nel senso che eh, quella, quella questione che per salvare, eh, una persona ne deve morire un'altra, Uh, quindi de delle cose un po' truculente, un po', un po pesanti. Per, uh, non è la religione che eh, diciamo conosciamo noi, ma è, è, è quella delle, delle sette che spesso in America poi vanno a finire nel Mines, insomma. Sì, quelli che fanno i suicidi collettivi e esatto, queste cose qua. Quindi poi conosciamo un po' tutta la parentela di, come si chiama, è lì la, la, la tata, no? Sì, 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 sì. Eh, che, di, che non se ne salva uno, secondo me, come eh, non ce ne sta uno che sta bene praticamente. Sembrano poi. abbastanza disturbati tutti, diciamo. Attentate. Roba che la più normale sembra lei, eh, che sì, voglio alla fine, dire. alla fine... Alla fine <ride> sempre per non raccontare cose la, la più normale è lei cioè eh, <coughs> almeno come figlia il che è grossa cosa da, come cosa da dire eh, perché pure lei <ride> sì, 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 insomma era una che trattava le bambole come bambini veri poi diventano bambini diventano poi diventano bambini veri e... Beh, una che se fustica col cilicio insomma eh, tanto penso... normale non deve essere <ride> No, diciamo nel 2000 negli anni eh. 2020 non, 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 non più non più, non più. Uh, vediamo un po' un elemento che possiamo dire è che la, la mamma Dorothy scopre che effettivamente il uh, bambino è morto e non la prende benissimo scopriamo anche come è morto il bambino uh, sì. e la io non l'ho presa benissimo, e... eh beh, no. <ride> nessuno, <ride> la benissimo. nessuno la prende benissimo nessuno la prende benissimo io per esempio ecco quando ci dicono come è morto il bambino eh, io non pensavo che pensavo tipo che ne so che era morto in ospedale che c'erano state cioè l'avevo l'avevo letta inizialmente come una malattia, la morte in culla sai, queste certo, cose certo. così e invece no invece no, <ride> e so. invece no hanno scelto secondo me una delle peggiori cioè, che, allora la morte di un bambino, un bambino piccolo è sempre una tragedia, ma quella che il nostro caro sciamano ha scelto è, penso sia una delle peggiori che, che si possa concepire che purtroppo è una realtà lo, ri, eh, lo introducevo l'altra volta è una cosa che qualche anno fa pre-pandemia ogni tanto usciva fuori usciva fuori che c'era sempre un numero maggiore di questi tipi di, di morte per causa... che comunque ci sono sempre stati eh? sono sempre stati però poi ci sono que sai, que quei periodi in cui c'è una notizia e poi si va alla ricerca sempre della stessa notizia, poi ti fanno mm. la proiezione dei grafici e vedi che la vita è sempre più stressata, sempre più di corsa, sempre più eccetera eccetera. Uh, provoca stress nelle madri, eh. nelle madri provoca stress. No, ma allora il, la, la questione è che... Eh, eh, anche, anche padri, anche, anche, sì, sì. Quindi, mo no, la, 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 la dovete vedere, la dovete, la beccare così senza un po', forse l'abbiamo fatta capire, però la. Mi piace che ve la beccate con tutta la, la crudezza con cui ce l'hanno raccontata. Mettiamo, mettiamo il, fatto che, il fatto che in quella casa eh, ci fosse un trauma per la morte di un bambino, tutti i componenti di quella casa non è un caso, eh. esatto, scusate esatto. il gioco di parole, esatto. però esatto. si spiegano anche tante cose, però, eh. Sì, 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 diciamo che poi da in qualche maniera la causa umanizza anche tutte eh, le risposte al trauma, cioè perché il padre è molto freddo, perché la mamma eh, aveva dimenticato a causa del trauma, perché lo zio. È rimosso. Eh, rimosso. rimosso. Perché lo zio è così che pure lo zio ha il suo perché e mm, io ripeto questa è una cosa uh, che veramente tra tutte le motivazioni che si poteva scegliere questa è stata proprio la più angosciante ecco angosciante angosciante da vivere e da, e da guardare e da rivivere possiamo dire senza scoprire tanto altro uh, se non che la componente religiosa che poi diventa veramente uh, un thriller uh, dove uh, ripresa ripresasi un po' dal 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 dallo shock di aver scoperto della morte e, la, e come muore il proprio figlio poi alla fine in qualche modo, diciamo, risolve, risolve lei la questione, possiamo dirla così? Sì, eh sì, come... sì. In, in una maniera un po' particolare, però la, la, la risolve lei. Però riesce a risolverlo Esatto, esatto. E quindi perché eh, solo per il fatto di aver risolto questa questione, si risolve pure il suo rapporto con Ellie. E questo lo diciamo alla fine ricompare di nuovo il bambino. Sì. E quindi rimane appesa questa parte sovrannaturale che poi conosciamo un po' meglio, che è un po' meno sovrannaturale. Eh, però, mh, diciamo, una seconda stagione che. Eh, cambia le carte in tavola e io adesso mi chiedo nella terza cosa accade, perché la terza è in corso, è finita? No, no, è finita, è finita. Ah, quindi possiamo parlare tranquillamente poi la prossima sì, sì. volta. quindi me la, sì, me sì. La recupero, sì. Uh, io mi aspetto che il punto di vista cambierà per la terza volta, nuovamente, te lo dico tranquillamente, quindi pure tutto quello che... Pensavo di aver capito nella seconda, che era diverso da quello che avevo capito nella prima. Chissà, quello che, che succede perché ho, ho incominciato a sentire persone entusiaste del, della terza serie. Quindi, non vedo l'ora di vederla. Vuole aggiungere sì, qualcosa? Ma è, ma è, non è male. Sì, sì, sì. <ride> eh. Comunque, il tono, vabbè. No, non ti dico niente perché la devi vedere dai. No, no, però sulla seconda, vuoi aggiungere qualcosa sulla seconda? Io ci ho tenuto vago. No, la seconda allora diciamo che a me è piaciuta più la prima. Mm. Eh, per, per me, proprio da un punto di vista puramente tecnico, la seconda certe volte allunga un po' mm. il brodo perché in realtà la seconda punta ha due cose introdurti la setta quindi rappresentarti un po meglio questa cosa della setta e farti capire come è morto il bambino però eh, queste due eh, queste due cose sono troppo poco per riempire tutte le puntate considerando che eh, i personaggi ce li avevano già presentati, alcuni approfondimenti già li avevano fatti, e infatti si inventano pure queste specie di storie d'amore, lei che va a letto con quello, con quell'altro, comincia... l'ho trovato un po' fillerosa allungata, la seconda okay. stagione, un po' allungata, sì. Non... Questo mi ha lasciato un po', infatti ho faticato a finirla, ma non perché non mi interessasse, ma perché lo ripeto l'ho trovata sì, infatti sì. secondo me si risolve in uh, tre puntate verso la fine sì. forse qualcosa in mezzo poteva essere tolto e poi ho fatto una ricerchina e il, la produzione ha avuto a uh, un uh, esperto uno chef che mm -hmm. ha seguito tutte le, le preparazioni ed era uno chef italiano quindi non... ok ok però i piatti che vengono sono cucinati, internazionali non è che tanto il fatto che sono internazionali è cucina un po strana no perché fa dei piatti anche con tecniche sì, particolari sì, 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 sì. siamo idrica cosa da temperatura insomma No, no, con, allora sono i, le, le, chiama, gli ultimi, eh, la cottura sotto vuoto, tutte quelle, quelle sì. cose lì. Eh, cucina internazionale però un po' italianizzata, io non lo so mm. perché... La non lo so, il suo dedicozzo può essere che questa è la cosa che no, no. Ci sono dei piatti che ti ricordano esatto. delle cose che ti esatto. ricordano l'Italia. Adesso sì, sì. Non, non, non mi so perso il nome, però l'avevo letto settimana scorsa. C'è cioè uno mm. chef italiano che ha seguito proprio tutta la preparazione dei piatti. Quindi la preparazione che vediamo nella serie, che poi è così meticolosa, se uno si mette è un tutorial per preparare quel piatto preciso, preciso come se uno volesse ri riproporli ma io no perché sono le peggiori preparazioni che pure difficili e sono pure difficili pure diffic cioè ci vuole pure manualità con... difficili non è che fanno la carbonara eh? no, no, fanno cose no, complicate no, 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 uova cotte a 55 gradi e esatto, non di più anche inchiodare le teste delle anguille, alle assi non è una cosa proprio semplice. C'è sta ogni tanto quando tira fuori delle cose che fa. Ma scusa, ti ho fatto il tuo piatto preferito. Le fave col merluzzo cucinato eh. a 32 eh. gradi eh. E, le, e le fragole sparse. Dico, Ma che cosa perché il piatto preferito? Ma non vanno a cheeseburger so. quelli no, vabbè. Però vedi fave, dove vedono le vedo fave? Però io è la prima volta che vedo un qualcosa americano che cucinano delle cose, cioè, mh, delle cose magari a no vicine a noi, ma per loro stranissime, sì, perché sì, io veramente sono quelle... sempre abituata a vedere <ride> questi che fanno le grigliate delle costolette. <ride> gli hamburger quello mangiano ogni sì. tanto fanno i waffle queste cose da dolci se... sì, sì. per esempio io non gli ho mai visto fare un waffle no, no, un no. pancake mai Ma anche quando mangiano ho mai visto una colazione 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 cioè, abbiamo visto no. i transi, le cene quelle particolari quando fa il catering quindi sì, sì. si sono divertiti a farci vedere cose eh, di, un, di un certo Cucina stellata, cioè una sì, no, sì, sì, cucina, sì, una cucina molto particolare. e Non lo so, su, aggiunge altro se no rimane. Eh, no, secondo me, Sciamal ha preso la mazzetta da qualche cuoco stellato. No, è lui che, che... l'ha la, la, preso per fa perché gli piaceva far vedere queste cose. Secondo me eh sì, le cotte. secondo me ha letto qualche libro di cucina. Ha pensato: questa ah, sta preparazione è più horror questa preparazione che l'esorcista, e quindi le metto dentro, capito? E quindi sì, può essere, può essere. Mm -hmm comunque si è il tocco di, del regista, specialmente sul, sul finale, sulla setta? Si, si vede abbastanza tutto. Mo' voglio fare quello, quello saputo, però. Sì, sì. sì. In, in quello che accade nella famosa canzone. Ma quante stagioni vogliono fare poi? Quattro oppure ne arrivano a 5 ah sì, non l'ho letto. Perché io sapevo, io sapevo... che Shaman aveva scritto quattro stagioni, ma credo che, che... quelle. Cioè... Eh, ok, perché diciamo che Shamada un po' i finali lo fregano, perché tranne il finale del sesto senso che è stato assolutamente un capolavoro assoluto, ispirato, eccetera, gli altri film non sempre hanno il finale. Come ti va bene, come ti va bene nel sesto senso. E quindi vediamo se su The Servant ci riserva sono, un buon finale almeno sulla, sono fiducioso sulla, sulla bontà sì, sì, diciamo, sì. della serie. No? Sento mm. abbastanza tranquillo. C'è un livello alto. Poi, a me piace moltissimo questa fotografia un po' polverosa. Questa cosa mi piace, sì. Va bene, altra serie. Allora, per la prossima volta, quindi, sì. Servant 3, mm. eh, e poi mettiamo questi Slow Forces che io sto vedendo, mi sembra sempre, 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 sempre più interessante. Anche è un ok, io non sono andato avanti ma perché ho visto due puntate, allora, la terza è uscita. Terza, sì, la testa, eh, mi manca solo la terza, la terza. Sì, sì 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 ok allora sì ci sei ci sei ci sei sei visto la testa ambozzata che è molto, è molto interessante testa. i personaggi sono scritti benissimo I e scritti ne, ne parleremo e, sì. il capo dei personaggi e vabbè quell'attore spettacolare ah. perché è un po' la Violet del, cioè delle la Violet quella di Downton Abbey però del, de, del mondo dello spionaggio perché c'ha cioè cioè degli aforismi delle massime che mi fanno, mi fanno morire cioè, no, le hanno scritte proprio, proprio sì, sì, benissimo, sì, benissimo la scrittura è fatta veramente bene dietro. Sì, sì, sì. quindi sì. ci vediamo dopo la, la festa della libertà anche altro weekend lungo mm. e quindi ci vediamo martedì ah no ci vediamo domani da Ivan poi con l'altra serialità. Eh, serialità però con l'altra serialità martedì prossimo dopo la liberazione eh, esatto dopo la liberazione e poi eh, credo che per lo stesso fine settimana quindi quello che finisce col primo maggio, credo che faremo finalmente la maratona del quindi preparatevi, state preparati, la maratona del guardiani della giustizia, e su questa notizia io, io già non me lo ricordo più, già eh, non me lo ricordo più, ma mi ricordo che ho visto delle cose che voi, voi umani non potete immaginare. Visto. Quindi, proprio per questo rinfreschiamo tutto, eh, certo. Vi ringraziamo per averci seguito. Buonanotte, Rox. Buonanotte. E niente. Alla, alla prossima.